Adesso finalmente andiamo al tema della catechesi di stasera, che riguarda la festa di oggi, la festa del volto santo di Gesù. Perché oggi, martedì che precede le ceneri, Gesù ha chiesto, che venisse istituita questa festa del volto santo di Gesù. A chi l'ha chiesto? L'ha chiesto a una beata. Chi è questa beata? È una suora, le cui spoglie mortali, riposano a Roma, pochi lo sanno. Lei era però lombarda e milanese addirittura, nata nel 1890, si chiama la beata Pierina De Micheli, che il Signore ha scelto per chiedere questa devozione. Devo aprire allora a questo punto una parentesi obbligatoria che ho detto anche oggi a messa. Il Novecento, il secolo del Novecento, è stato come forse nessun altro, un secolo in cui si è concentrata da parte del cielo la richiesta, l'appello a mettere in pratica quello che il cielo stesso chiedeva. Per esempio, ieri abbiamo parlato di Sor Maria Natalia Magdolna, cui Gesù chiede, io non ho avuto il tempo di approfondirlo, la pratica dei primi 9 sabati di mese. A Fatima erano 5, Gesù chiede che diventino 9 e dà 33 promesse che io non ho avuto il tempo di approfondire. Ancora, vediamo molto bene quante, a partire dal 1800, a dire il vero, con la medaglia miracolosa, quante richieste il cielo è venuto a portare, scapolari, medaglie, richieste, la Divina Misericordia di Santa Faustina. C'è proprio un campo incredibile di richieste del cielo che generalmente, ed è qui che volevo arrivare, la gerarchia e non solo, ma il pensare dominante, liberale, di tipo liberale, di tipo modernista, ha respinto commettendo un errore gravissimo, perché oggi noi vediamo, ho letto da poco un libro del Cardinal Newman, dove pone un raffronto tra l'arianesimo e il liberalismo ottocentesco, dicendo che sono la stessa cosa. Io aggiungerei, lui ha scritto questo libro quando aveva 29 anni, io aggiungerei che l'arianesimo, il liberalismo e il modernismo hanno la stessa matrice, cioè quella dell'arroganza della ragione umana. Tenete bene presente questo, il Vangelo oggi, no? Ti ringrazio, Padre, che hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. L'arroganza, i greci parlavano di hubris, no? Cioè la tracotanza, che è tipica delle ideologie, di sostituirsi al dono della fede. Dice giustamente Newman, i cristiani anti-ariani avevano capito che il dono di fede trascende, il dato intellettivo, cioè il dato intellettivo non può esaurire del tutto il dogma. Allora, siccome però la pretesa è quella di spiegare tutto con la forza della ragione, ma la ragione non può arrivare a spiegare del tutto un dogma, perché resta un mistero di fede, pertanto il dogma non esiste, non so se avete capito. Ma accanto a questo, anche da un punto di vista pastorale, c'è stato questo rifiuto degli appelli del cielo. Ma figlioli cari, vedremo adesso, Gesù ha chiesto alla beata Pierina di coniare una medaglia e fare anche uno scapolare. Questa è la Madonna che è apparsa a Sor Pierina, di fare anche uno scapolare. Ma quante richieste durante il Novecento? A Santa Faustina, a Natuzza, poi Gesù ci ha dato Maria Volta. Guardate che sono tutti sulla stessa barca, vengono pressoché, a parte il popolo di Dio che ha fiuto, ma dico da parte della gerarchia, se non canzonati e presi in giro, ignorati. È l'errore che Pietro non ha fatto, vi ricordate? Dicevo già a messa, quando pesca e non piglia nulla tutta la notte, e Gesù gli dice: getta dall'altra parte, e Pietro obbedisce. Invece noi vediamo oggi una chiesa gerarchica, la dimensione istituzionale, che deve certamente verificare, questo a scanso di equivoci perché nessuno pensi che io sono un ingenuo, deve verificare, è giusto che ci sia un percorso di verifica della validità o veridicità delle apparizioni, ma non deve avere un pregiudizio che invece oggi è tipico del neomodernismo. Di fronte a tutto ciò, è il caso più emblematico, e poi passo a parlarvi di questa opera di Sor Pierina De Micheli. Il caso però più emblematico è Fatima. La Madonna nel 1917
Era venuta a chiedere una cosa assolutamente semplice, quasi quasi banale, talmente banale che già il liberalismo di fine Ottocento è riuscito attraverso la massoneria a impedirlo. La consacrazione della Russia al Soccorso Immacolato. Io sono di quelli convinto che non è stata fatta questa consacrazione. Se non altro, non è stata fatta così come era chiesta. Perché anche Giovanni Paolo II, quando nel 1984, a 24 marzo, mi ricordo la data, anche se ero piccolo, 24 marzo 1984, ha fatto questa consacrazione, ma non ha citato espressamente il nome di Russia. Va bene? E sul conto del rapporto tra Wojtyła e il Terzo Segreto ci sarebbe da approfondire, perché svarioni enormi ce ne sono stati, eh? Come quello secondo cui Sor Lucia avrebbe detto che era stato accolto. Scusate, la Madonna non smentisce se stessa. Non c'era il nome della Russia. Su questo, quello lì, quel sacerdote che poi è morto, Fatimita, non mi ricordo il nome, padre Gruner, mi pare. E Gruner aveva ragione, cioè non è stato effettuato il terzo segreto. Questa è la cosa, la consacrazione che la Madonna. Questo trovo che sia, fra tutte le richieste del cielo, la più, boh, ci vuole madornale, cioè veramente. La Madonna ha detto che altrimenti la Russia avrebbe diffuso, come di fatto è avvenuto, no? Se te vai, come è capitato a me in America Latina, e cammini in talare, lo pensavo stamattina, mi pare stanotte, in attesa del rosario, e la gente ti guarda con sospetto perché lì hanno i preti operai, preti marxisti. Il prete in America Latina, a parte i legionari di Cristo, un po' i lefevriani, che lì chiamano lefevristi, o anche non so, qualche l'Opus Dei, per dire, ma già l'Opus Dei è un po' diverso, ma il prete lì è il prete operaio, il prete marxista, cioè il comunismo, che da noi ormai è un'utopia pressoché, diciamo, archiviata dal punto di vista ideologico, ma se andate in America Latina resiste, in America Latina, ed è entrato nella Chiesa. Bergoglio è uno degli esponenti di spicco del neomarxismo come teologia della liberazione. Il soprannaturale, di fronte a questo, diciamo, a questa frontiera, il soprannaturale è stato pressoché cancellato. Capite? Cancella. Poi c'è stato uno sviluppo del pensiero teologico, quasi come se tanto più sei teologo, quanto più disprezzi le rivelazioni private, tanto più sei teologo, quanto più canzoni e prendi in giro la Suor Michelina con la medaglia del Volto Santo, o Suor Faustina con la coroncina della Divina Misericordia. Questo è veramente un accecamento, eh. Lo dico io che ho due lauree, come sapete, ho sempre avuto il massimo dei voti. Il mio rettore in seminario si stupiva che io prendevo sempre 30 e lode in tutte le materie, e però poi mi trovava in cappella, in ginocchio, a pregare il rosario. E lui si stupiva perché riteneva che le due cose fossero inconciliabili. No, non è così. E se noi oggi stiamo pagando debiti altissimi, è perché il cielo aveva. Perché il cielo ci ha sovraccaricato? Perché io dico, viene l'artrosi a tenere tutta sta roba. Ma io non potrei, tutti sti scapolari, anche il cielo esagera, però, dai, un po' di moderazione, santa pace. Ma che credono, che possiamo star tutti con sti scapolari addosso? Ma perché la fanno? Lo fanno perché, se avete ascoltato la catechesi di ieri sera, tante profezie dicono da più parti che ci sarebbe stato lo scatenamento di Satana. E noi oggi lo vediamo. C'è lo scatenamento. Satana è padrone del mondo. Come la Madonna ha detto ieri sera a Sor Maria Natalia Magdolna, vi ricordate quando parlavamo della Chiesa? Dice anche. La Chiesa nel frattempo sarà raggiunta dall'attacco di Satana, che usurperà il trono, e ci sarà confusione e terrore. Allora il cielo, che vuole la salvezza delle nostre anime, propone queste opzioni, capito? Lo scapolare, quello, la medaglietta, quell'altra e quell'altro ancora, capite? E invece noi vediamo una chiesa post-conciliare che perde tempo in chiacchiere. Raduni, convegni, convegni ecclesiali nazionali, convegni ecclesiali regionali, convegni ecclesiali a destra, convegni ecclesiali a sinistra. Si chiacchiera, si chiacchiera. Io ho visto poc'anzi il servizio sulla diocesi di Palermo, non stanno altro che a fare col vescovo riunioni su riunioni. E sono sempre gli stessi, capito? Poi ci scappa la messa celebrata in un modo che non vi dico, va bene, semi-luterano, se non del tutto luterano, e basta. Guai a pregare il rosario.
Guai ad accogliere questi appelli che invece vengono dal cielo per salvarci. Bene, io ci tenevo a fare questa introduzione che spero sia stata chiara, perché veramente noi dobbiamo rivestirci di tutto, almeno io lo faccio, non so voi, di tutto ciò che il cielo ci porta. Allora, a Sor Michelina e a Sor Pierina, il cielo ha portato come dono quello della. Vedete, ma sapete che mi sta simpatica questa suora, perché lei non si voleva far suora. Cioè, aveva fatto una novena, appena ha sentito che era chiamata da Dio, ha fatto una novena per dire di no. E questo non tocchiamo questo argomento che sappiamo quanto è delicato. E poi dopo ha fatto pregare anche le persone vicine dicendo: chiedete a Dio un segno per me. Ma il segno che lei chiedeva aveva già stabilito lei quale doveva essere. Che siccome lei sapeva che il Signore lo chiamava, ma perché tante volte si è chiamati? E poi mi ricordo quando ero parroco, prima che la Chiesa della Misericordia mi travolgesse, e mi ricordo che c'era un giovane, ma proprio agli inizi, un giovane che voleva farsi sacerdote, e la mamma veniva sempre da me, sempre, dicendomi così: padre, io prego notte e giorno che mio figlio si faccia sacerdote. Vabbè, se vuole l'aiuto anche io. Sì, padre, ma aiuti che mio figlio si faccia sacerdote. Vabbè, t'aiuto. E che cosa posso fare di più quello che faccio, padre? Guarda, io ti direi: fai una novena a Santa Rita, una a Sant'Antonio, una a Santa Teresina e poi ci rivediamo. Nel frattempo era già Pentecoste, il figlio non viene a dirmi che vuol farsi sacerdote. Apriti cielo! La mamma è diventata una delle mie peggiori nemiche. Lei che faceva intendere che, perché noi tante volte noi siamo ipocriti con noi stessi, eh. Io ho visto quello, è sempre più raro trovare le persone autentiche con se stesse. Non possiamo essere autentici con gli altri se non siamo autentici con noi stessi, se il nostro io è sovraccarico. Vabbè, sono altri discorsi. Allora, quindi Suor Pierina non voleva farsi suora, ma alla fine cede. Alla fine cede perché sente una voce il Venerdì Santo del 1902. Lei ha 12 anni, pensate. Sente una voce che, mentre si trova in chiesa, le dice: nessuno mi dà un bacio d'amore in volto per riparare il bacio di Giuda. È una vocazione molto simile a quella di Santa Faustina. Vi ricordate? Elena, lei si chiamava. Aveva i capelli fluenti, Elena, era molto bella e si vantava, come succede spesso alle donne, purtroppo non più solo alle donne, di stare allo specchio a guardarsi. Allora si sistemava e così. Allora, un giorno che stava a lungo a guardarsi, le appare Gesù, coronato di spine, sudante sangue, che dice a Santa Faustina: quanto ancora ti dovrò aspettare? E qui è qualcosa di simile. Gesù le si mostra col suo volto divino, perché la chiamata di Suor Pierina è quella, come ora vedremo, di diffondere, e dovrà lottare moltissimo col diavolo per questo, di diffondere la devozione al volto santo di Gesù. È stata beatificata da Benedetto XVI. Nessuno mi dà un bacio d'amore in volto per riparare il bacio di Giuda. Sapete cosa fa Pierina, che ancora si chiama, con nome di battesimo Giuseppina? Giuseppina immediatamente va in chiesa e cerca un crocifisso, il crocifisso della parrocchia, lo guarda e poi protende tutta verso il crocifisso per baciarlo. E così finalmente si arrende e nel 1908 abbraccia la vita religiosa facendosi suora e prendendo il nome di Suor Teofila. Il 5 ottobre del 1913 però cambia ordine religioso. Entra tra le figlie dell'Immacolata Concezione a Milano e, pensate un po', parte per l'Argentina, nella casa di madre di Buenos Aires, dove starà un paio di anni, e ancora oggi lì lo ricordano, ha lasciato una traccia comunque significativa. Nel 1928 Suor Pierina rientra, dico Michelina, mi viene di Michelina perché è De Micheli, no? Quindi è un processo associativo. Suor Pierina De Micheli rientra in Italia. E nel 1928 viene eletta superiora della casa di Milano. E qui, a partire da questo momento, accanto a questa vita così apparentemente, diciamo, ordinaria, esplode la missione, una vera e propria missione profetica. Io raccomando a tutti voi, questa è la medaglietta che Gesù ha chiesto a Suor Pierina di coniare.
Vedete che da una parte c'è il volto santo di Gesù, si vede molto bene, e dall'altra c'è l'Eucaristia, il simbolo eucaristico, la ragione eucaristica, Mane Dobiscum Domine. Io raccomando di tenere sempre con sé questa medaglia addosso, perché Gesù ha promesso grandi grazie. E questo, guardate, questo strumento, io vorrei che fosse chiaro questo, lo ridicolizzano, no? Lo banalizzano la falsa chiesa, i modernisti, i teologi. Io invece vi dico abbiatelo a cuore perché il cielo lo porta per darci la grazia di resistere all'assalto di Satana. Io per esempio ho detto, e mi assumo la responsabilità di dirlo, che se dovesse esplodere il coronavirus, io dico che chi prega il rosario per intero, tutte e tre, è al sicuro. Questo è quello che io sento e dico naturalmente. Ecco, allora esplode il soprannaturale. Nella notte del primo venerdì di Quaresima del 1936, dico nella notte perché pregava di notte. Noi stiamo facendo questa novena ed è molto bello vedere che Gesù a Sor Magdolna dice proprio che dobbiamo pregare molto di notte, perché la preghiera notturna è molto gradita al Signore. E lei, Sor Pierina, è in preghiera e Gesù le appare col viso che suda sangue, e la fa partecipe dei dolori della sua agonia nell'orto degli ulivi, perché nell'orto degli ulivi Gesù ha agonizzato per accettare la volontà del Padre e si è caricato delle nostre colpe per espiarle poi sulla croce. E Gesù le dice: voglio che il mio volto, il quale riflette le pene intime del mio animo, il dolore e l'amore del mio cuore sia più onorato. Chi mi contempla mi consola. Chi mi contempla mi consola. Contemplazione del volto di Gesù. Il volto di Gesù è meraviglioso, eh? Vi ricordate il Salmo? Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Gesù, il volto di Gesù. I santi mistici lo raccontano tutti, quelli che l'hanno visto, allo stesso modo. Gesù ha un volto ovale molto ben definito. Ciò che colpisce particolarmente nel volto di Gesù sono gli occhi. Gli occhi sono di un azzurro intenso, talmente intenso che ti mette a nudo. Lo sguardo di Gesù. E questi occhi diventano come di fuoco, vi ricordate l'Apocalisse? Gli occhi fiammeggianti come fuoco, il Kyrios, il Signore ha i capelli fluenti, castani, che scendono fin sulle spalle, e una buona barba ben organizzata. Questo è il volto santo di Gesù, che però Gesù chiede di, e i santi l'hanno contemplato. Pensate a San Bernardo quando scrive quel testo attribuito a lui, Iesu Dulcedo Cordium, no? Gesù dolcezza dei cuori, e poi dice: tanto sei bello che quando ti contemplo, tradotto in italiano, mi scordo di tutto. Ma infatti il paradiso sarà guardare Gesù così com'è, nella bellezza del suo volto. Io voglio dire a tal riguardo una cosa personale sul sacro volto di Gesù. Voi tutti adesso, dopo questa catechesi, andate a chiedere alla Casa Generalizia di Roma, ma la trovate anche a Milano, c'è la casa anche provinciale di Milano, dove è vissuta Sor Pierina, la medaglietta che ve la regalano. La potete trovare in qualunque materiale, questa si annerisce perché è di ferro, non so che materiale sia, ma insomma ce la fanno anche di argento, di oro. Ecco, indossatela tutti, tutti ne avete bisogno, tranne io. Ah, vi guardate strano, lo so, però qualcuno già lo sa. Tutti ne avete bisogno, tranne Don Minutella. Allora ve lo dico perché. Perché il Signore è straordinario nel suo agire. Quando io sono stato battezzato, credo che funzioni così in tutta Italia, anche al nord, c'è il padrino e la madrina che fanno il regalo al bambino. No, al figlioccio, come si dice. Qual è il regalo che si fa? Cosa si regala? Il crocifisso, no? Il crocifisso. Ecco, io sono gemello, al mio gemello hanno regalato un crocifisso. Invece il mio parrino, come diciamolo, come lo chiamiamo qui da noi, mio zio Pietro, si chiama così, il fratello di mia madre, con sua moglie, hanno scelto non il crocifisso, sapendo che già era la mia vita crocifissa. Hanno scelto, io sarei quasi tentato di farvelo vedere, vediamo casomai alla fine lo tiro fuori, un medaglione così,
che c'è il volto santo di Gesù, ma è meraviglioso, è qualcosa di straordinario, è uno scudo per me. Dove vado io, viene lui. Me lo bacio, me lo stringo, capito? E la cosa molto bella che ho raccontato oggi a messa, non ho vergogna a dirlo, anzi mi commuovo nel raccontarlo, è che mio padre è stato, no, la nostra famiglia è stata una famiglia monoreddito. Siamo quattro figli maschi e abbiamo avuto momenti anche difficili e mia madre e mio padre hanno deciso di raccogliere un po' dell'oro che c'era in casa e andarlo a impegnare per arrivare a fine mese. Mia madre, inspiegabilmente da un punto di vista umano, non aggiungo nulla, ha preso tutto quello che poteva prendere e ha tirato via invece questo volto santo di Gesù, dicendo a mio padre: no, questo no, questo di Alessandro no, deve rimanere dove, perché se lo deve tenere lui. E io adesso ce l'ho addosso. Ovviamente non mi vado a mettere quello che Gesù ha portato a Suor Michelina, tra la sua piedina. Tra l'altro, il volto santo di Gesù, della medaglietta che Gesù ha chiesto a Suor Pierina di portare addosso, dietro c'è l'Eucaristia, quindi c'è tutto, è quello della sindone, capito? Cioè ritrae il volto santo di Gesù della sindone, ecco. E Gesù per quello dice: chi mi contempla mi consola. Ecco, il martedì santo poi seguente, sempre del 1936, Gesù torna per dare un'altra promessa, come ne ha date tante Gesù, e la Madonna ne hanno, e la fiamma d'amore, vi ricordate, ma sono veramente tante le richieste che il cielo è venuto a portare, perché sapeva il cielo che avremmo dovuto fronteggiare l'ira finale di Satana. Io sto per preparare queste catechesi sull'Apocalisse, è tutto scritto lì, no? Lo scontro finale. Comunque, Gesù fa questa promessa: ogni volta che si contempla il mio volto, verserò l'amore mio nei cuori. Quindi la preghiera, no, non esiste delle formule. Per esempio, a Santa Faustina Gesù insegna, no? Sapete molto bene, è la canoncina. Ci sono delle formule ben precise. Anche qui c'è qualcosa, ma se notate, Gesù insiste molto sul tema del contemplare. Avete notato? Del contemplare. Chi mi contempla mi consola. Che cosa può voler dire questo? Beh, il volto che cos'è? È epifania dell'essere. Due che si amano si guardano negli occhi. Due che non si amano più non si guardano più negli occhi. Uno che ha da nascondere qualcosa al marito, alla moglie, ai figli, al papà, alla mamma, non guarda negli occhi. Capito? Guardare negli occhi è tipico degli innamorati. Guardarsi. Ma non si dicono niente. Io una volta ho contato, io sono tremendo, mi trovavo, mi pare. Dunque, in Inghilterra, mi pare a Londra, ero andato con un mio confratello, aveva detto: faremo una bella esperienza insieme. Poi quello lì ha acchiappato un amico che aveva trovato a Londra, mi ha lasciato solo. Allora io sono andato in giro per Buckingham Palace, i giardini lì attorno, con gli scoiattoli, e mentre camminavo sì, perché a me Londra non mi è piaciuta comunque, e mentre camminavo lì ho visto che c'erano due innamorati. Io ho cronometrato quando sono stati a guardarsi senza dirsi una parola. Un record, un record. Si guardavano e i loro occhi brillavano. Ecco, Gesù vuole dire questo: chi mi contempla mi consola. Dobbiamo chiederci, ora che inizia la Quaresima: ma io amo Gesù sopra tutti e soprattutto? Mi basta Gesù? Diceva San Filippo Neri: chi cerchi altro che non sia Gesù Cristo non sa cosa cerchi. Chi voglia altro che non sia Gesù Cristo non sa cosa vuole. Molto bello. Ecco perché Gesù insiste molto sul tema proprio della contemplazione. Ma Gesù incalza: il primo martedì del 1937 le dice: potrebbe essere che alcune anime temano che la devozione e il culto del mio sacro volto diminuiscano quella del mio cuore. Era una preoccupazione che anche i sacerdoti, i superiori di Madre Pierina avevano espresso. Da poco si stava ormai assestando, si era assestata la devozione dei primi 9 venerdì di mese, no? Il Sacro Cuore. Allora non è che non credessero a Madre Pierina, le hanno creduto, però si domandavano: ma se c'è questa del Sacro Cuore, perché anche quella del Sacro Volto? Gesù provvede a spiegare. Io ho dato la mia spiegazione.
La mia spiegazione è che Gesù ci dà tutto, il volto, il cuore, e le 3 ore, e la divina misericordia, gli scapolari, le piaghe, tutto ci offre perché è il tempo di resistere all'attacco di Satana. E noi da soli, con le chiacchiere pastorali, no, con i raduni e i convegni, non concludiamo proprio nulla. È pregando e accogliendo i doni che vengono dall'alto che noi ci salveremo l'anima. Ecco perché Gesù dice di loro che al contrario la devozione, il culto al Sacro Cuore, al mio Sacro Cuore, sarà completata e aumentata da quella del volto santo, volto e cuore. Ancora oggi si fa molta fatica, però so che ci sono molti sacerdoti che coltivano la devozione. Tra le altre cose, pochi sanno che una di queste effigi, perché c'è la medaglia, ma c'è anche l'immagine, no? Il quadro. Uno di questi quadri è arrivato per quelle mie misteriose che Dio solo conosce in Benin, va bene? In Africa, e ha sanguinato. C'è stato sanguinamento miracoloso di questo quadro proprio del volto santo di Gesù, della Madre Pierina. Si vede proprio, io l'ho avuto per qualche tempo in parrocchia, non l'originale, ma questo quadro ha proprio sudato sangue. Capite? E quindi piazzare nelle chiese, nelle parrocchie, nelle case, nelle famiglie, negli istituti religiosi il volto santo di Gesù non toglie nulla al Sacro Cuore. Cuore e volto sono le espressioni, se volete, più significativi della persona umana e divina di nostro Signore Gesù Cristo. Il 31 maggio 1938, mentre si trovava in cappella, le appare adesso la Vergine Maria. La Madonna aveva tra le mani uno scapolare. Non so se sapete che, e questo è purtroppo poco risaputo, a Madre Pierina è stato dato anche uno scapolare dalla Madonna. Quindi non c'è solo la medaglietta a cui Gesù diciamo, lega promesse importanti. Io ve le vorrei leggere subito le promesse. Non mi sembrano di poco conto, ve le leggo subito le promesse, forse. Sì, eccole qui. Le 5 promesse date dalla Madonna a chi porta la medaglia. Ve le leggo. Primo, saranno fortificati nella fede. E te rimani un po' così, non so come dire, colpito, perché dovrebbe essere una cosa per salvarsi l'anima, no? Non so come dire, evitare il purgatorio. Nelle altre promesse, se notate, si parla di questo anzitutto. Invece qui la prima cosa, saranno fortificati alla fede. Allora ho ragione io, mi capite? Cioè ho ragione di dire che sono tutti doni in vista dello scontro finale che stiamo vivendo. Perché oggi perdere la fede, grazie alla falsa chiesa bergogliana, è di moda. C'è una facilità a perdere la fede che è impressionante. Allora Gesù, la Madonna dice chi indossa la medaglia sarà fortificato nella fede. Non sono i convegni, i dibattiti e le tavole rotonde che fortificano la fede, ma quello che il cielo chiede. La Madonna dice chi porta la medaglietta è fortificato nella fede. O portate la medaglietta perché questo è un tempo di rimanere forti nella fede, come scrive San Paolo a Timoteo. Vi ricordate? Rimani saldo nella fede, rimani saldo nella fede, perché oggi può comportare la persecuzione rimanere saldi nella fede. Questa è la prima promessa delle 5. La seconda promessa, saranno pronti a difenderla. Allora capite, io lo vedo su di me, non so voi che esperienza abbiate personale, io c'ho tutti contro. Perché sono voluto rimanere cattolico e glielo dico in faccia che non ho paura di loro che hanno cambiato la fede, che andranno lontani da Dio se insistono, che sono eretici, che sono maledetti, perché Dio non può benedire l'errore. Allora, chi porta lo scapolare e la medaglia del volto santo non solo viene fortificato la fede, ma come secondo dono, io trovo, non so se siete d'accordo, in questo momento valgono più del fatto che poi andiamo in paradiso e saltiamo il purgatorio. Perché comunque per andare in paradiso e saltare il purgatorio, intanto c'è da darsi da fare qui, no? Saranno pronti a difenderla. Che bello questo! Che bella questa cosa qui. Noi non siamo solo chiamati a custodirla la fede. Siamo chiamati a difenderla. Terza promessa, avranno le grazie per superare
le difficoltà spirituali interne ed esterne. Ognuno di noi sa quante battaglie si devono affrontare, quante tentazioni, quante vessazioni del diavolo. Oggi è un problema molto grosso, molti preti non aiutano in questo, ti spediscono subito dallo psicologo, dallo psichiatra, dal neuropsichiatra, ti dicono che hai problemi mentali con le ossessioni, ma in realtà i padri hanno sempre insegnato, i maestri di spirito, che sono vere e proprie vessazioni che dobbiamo sostenere nella fede come le hanno sostenute i santi. C'era un santo che era tormentato dalle bestemmie. Se fosse vissuto oggi, gli avrebbero dato un paio di compresse per dormire, rilassarsi. Capite? Allora, la medaglia ci protegge, ci dà forza negli attacchi del diavolo. Quarta promessa: saranno aiutati nei pericoli dell'anima e del corpo. Non abbiamo qui il tempo, ma sappiamo tutti molto bene quanti rischi incontriamo ogni giorno. Infine, avranno una morte serena sotto lo sguardo sorridente del mio divin figlio. A me non sembrano di poco conto queste promesse. Io credo che ogni cattolico intelligente, saggio, astuto, direi anche, dopo queste promesse della Madonna, dovrebbe immediatamente cacciare fuori questa medaglietta e portarla addosso. Ecco, portarla addosso. E dicevo, la Madonna porta questo scapolare, la notte del 31 maggio 1938. E la madre Pierina ha potuto, come Suor Magdolna ieri, contattare Pio XII. Io non so, Pio XII, penso che lo sappiate, è l'unico papa non santo del Novecento. Tutti i papi del post-concilio sono tutti santi. Vabbè, Paolo VI è santo, non beato, è santo. San Paolo VI, te vai poi a San Pietro e ti accorgi che i fedeli manco lo calcolano la tomba che c'è lì. Allora, scusa, che razza di santità? È una santità ideologica. Perché voglio dire, non è che escludo che lui possa essere con Dio, non lo so per dire, però la santità prevede, e questo dimostra come entrano in contraddizione anche dentro i dicasteri vaticani, il primo segno che chiedono è come si chiama? La fama sanctitatis, la congregazione per le cause dei santi. Quando te dici, una diocesi dice al cardinale prefetto: Eminenza, vorremmo aprire questa causa di beatificazione per Don Minutella. Poniamo, giusto per fare un po' di, visto che è il martedì grasso, vogliamo aprire la causa di beatificazione per Don Minutella, ma è ancora vivo, appunto. Per la prima volta lo facciamo beato prima di morire. E allora il cardinale chiede: se c'è fama sanctitatis, che significa? Cioè, se presso il popolo di Dio quel determinato personaggio che la diocesi specifica vuole beatificare, avviare la canonizzazione, è considerato tale. Che poi è strano, i santi, avete mai notato, quando sono in vita sono perseguitati, tormentati, odiati, maltrattati, disprezzati, umiliati? Appena muoiono, immediatamente, e più lo erano, e più sono fatti santi. La gerarchia cattolica che ha crocifisso Padre Pio è stata la prima a volerlo santo quando è morto. Ma lasciamo perdere. Quindi, non so perché sto dicendo tutto questo, non mi ricordo più. No, ma c'era un motivo legato allo scapolare. Vabbè, ecco, Pio XII, perché Suor Pierina ha scritto a Papa Pio XII come ha fatto Suor Madonna, e il Papa le ha risposto, capito? È stato importante anche quello. La Madonna ha mostrato questo scapolare, che comunque ripete quello che c'è nella medaglietta, capito? Perché da una parte c'è il volto santo di Gesù, è molto bello lo scapolare. E qualcuno mi ha chiesto: ma è sostitutivo della medaglietta? Beh, se riportate tutti e due non è male, se volete. Va bene. Non è facile trovare, adesso vi dico perché, lo scapolare di stoffa. Perché? Perché il Papa Pio X aveva stabilito per lo scapolare del Carmelo che, essendo di stoffa, ma si suda, così ci si lava e c'è, ci si lava, e così è per dire, e allora si consuma la stoffa. Allora diceva Papa Pio X: do l'indulto perché possa essere portato lo scapolare come medaglietta. Quindi, di fronte a questo punto non c'è nessuna differenza tra la medaglietta, e perché sono la stessa, cioè la Madonna ha mostrato da una parte il volto santo di Gesù, dove c'è scritto Illumina Domine,
Vultum tuum super nos, cioè in latino, illuminaci, o Signore, col tuo volto. Bellissimo. Signore, dammi la luce del tuo volto nei momenti di prova, nei momenti di buio. Dammi la luce del tuo volto. Gesù, il tuo volto sia il mio scudo. Satana ha molto temuto questa devozione qui, eh? Moltissimo. Adesso vi racconterò. Suor Pierina ha dovuto sottoporsi a enormi preghiere di esorcismo. Il diavolo gliel'ha fatta pagare, è stata tormentata, come io ve lo dico subito, è stata tormentata di notte, veniva il diavolo e con gli artigli le soffocava la gola fino a quasi a farla morire, solo all'ultimo istante la lasciava via. Oppure le bruciava gli scritti, le metteva tutti contro, e poi sofferenze fisiche inaudite allo stomaco, l'apparato digerente, gli occhi, le vie respiratorie. E il diavolo, lei lo vede, glielo dice il diavolo, non ti permetterò. Non voglio questa devozione. Vedete se il diavolo si arrabbia con i congressi e i convegni e i dibattiti e i piani pastorali. Ma viene una medaglietta che i teologi disprezzano, che la falsa chiesa modernista, e ripeto, qui ha ragione Newman, che ha detto il liberalismo è come l'arianesimo. E aggiungo, è il neomodernismo lo stesso, la pretesa della ragione che disprezza l'agire semplice e umile del Signore. Una medaglietta può mettere paura a Satana quanto non gli mettono paura tutti i piani pastorali che non si smette di portare avanti. Mi seguite? Penso di sì. Ecco, e dall'altra parte invece c'è appunto una raggiera eucaristica, il sole eucaristico, IHS, Iesus Hominum Salvator, cioè Gesù Salvatore degli uomini, con scritto Mane nobiscum Domine, resta con noi Signore. Io non ho dubbi che alla luce anche delle cinque promesse che la Madonna ha fatte, questo dono della medaglia del volto santo di Gesù è un dono per i nostri tempi, per resistere all'assalto di Satana. Ecco, a questo proposito, Madre Pierina scrive nel suo diario, lei ha steso un diario, è stata pubblicata purtroppo soltanto una parte di questo diario. È proprio piacere che siate più di 600 in ascolto, vuol dire che coraggio, coraggio. Stanotte saremo 600, stanotte, fra un paio d'ore a pregare i rosari. E che sta dicendo allora? Ha scritto un diario, ma purtroppo non è tutto pubblicato. Sarebbe bello, per quanto io ne so, per quanto io ne so, non è stato tutto pubblicato. Ecco, guardate cosa scrive nel suo diario. Mentre stavo in preghiera davanti al tabernacolo, mi parve di vedere la Madonna. Teneva in mano uno scapolare formato da due flanelline bianche riunite da un cordone. Lo scapolare, la medaglia è meravigliosa, però lo scapolare, sarete d'accordo, penso tutti con me, quello di stoffa, ha sempre un fascino in più. Una flanellina portava l'immagine del santo volto, l'altra un'ostia circondata da raggiera. La Madonna si mosse verso di me e mi disse: Ascoltami bene e riferisci tutto esattamente al Padre spirituale. Questo scapolare è un'arma di difesa. Vedete che torna il tema. Perché questo è il tempo dello scontro finale con Satana. Tutti quelli che si prendono gioco di questi doni venuti dal cielo periranno, non ho dubbi, periranno, con tutte le loro chiacchiere teologiche. Da noi, non so se al nord è anche così, ma forse sì, ma penso di sì, c'è un dolce tipico di questa sera proprio, che è la chiacchiera. C'è al nord? C'è? Allora, la chiacchiera, buona da mangiare, ma è chiacchiera. La Madonna dice, questo scapolare, incidete bene queste parole e fatelo indossare, mamme, in questi tempi di coronavirus, di scontri, di battaglie tra vera e falsa chiesa, di confusione, di caos nel mondo e persino nella Chiesa Cattolica, un'arma di difesa, fatela indossare, uno scudo di fortezza, un pegno d'amore e di misericordia che Gesù vuole dare al mondo in questi tempi di sensualità o di odio contro Dio e la sua Chiesa. Il male dilaga, questa è ancora la Madonna che parla. I veri apostoli sono pochi, è necessario il rimedio divino e questo rimedio, dice la Madonna, è il volto santo di Gesù. Tutti quelli che indosseranno uno scapolare come questo e faranno ogni martedì una visita al Santissimo Sacramento per riparare gli oltraggi che il Santo Volto ha ricevuto nella dolorosa sua passione,
saranno fortificati nella fede, pronti a difendere, queste sono le promesse che dicevo, le cinque promesse di poco fa, pronti a difenderla, a superare le difficoltà interne ed esterne. Di più faranno una morte serena sotto lo sguardo amabile del mio divin figlio. Beh, vedo che sono le 10 e un quarto, devo praticamente avviarmi verso la conclusione. E un'altra richiesta, però, è legata a questa suora, le cui spoglie mortali, come vi dicevo, riposano a Roma. Le spoglie mortali della beata, perché è stata beatificata, l'ho detto, mi pare, da Benedetto XVI nel 2010, la beata Pierina De Micheli. Cioè, oltre al dono della medaglia e dello scapolare, comunque della medaglia, Gesù ha chiesto l'istituzione di una festa del volto santo di Gesù. Il 21 novembre 1938 Gesù si presenta a Madre Pierina grondante sangue. Io credo, non so se siete d'accordo con me, che il Signore accordi ai santi che vedono Gesù durante la passione una grazia speciale, quella di non morire di dolore. Non so, se io dovessi vedere il mio Gesù grondante sangue che porta, io non so, io mi sentirei male, io non so se resisterei, lo amo troppo il Signore. Ci vuole una, e penso che lo amo io, ma figurarsi Padre Pio, che lo vedeva sempre, cioè ci vuole una grazia speciale per resistere alla visione di Gesù che vive la passione. Però vi ricordo, visto che siamo entrando in Quaresima, che Sant'Ignazio di Loyola e tutti i maestri di spirito dicono che noi, e questo ve lo raccomando già da domani, soprattutto che è giorno di digiuno, di penitenza, di astinenza dalle carni, il digiuno prevede che si salti, che si faccia un solo pasto dei tre. I pasti sono tre: la colazione, il pranzo e la cena. No. Poi mi ricordo che lo raccontava ai bambini, un bambino ha alzato la mano, no, sono quattro, c'è anche la merenda. Sono tre comunque. Allora il digiuno è di due tipi, il pasto di pane in frasca, ma domani sono le ceneri. C'è il digiuno a pane e acqua tutto il giorno, dalla mezzanotte alla mezzanotte. Va bene, digiuno a pane e acqua. Una signora anziana che adesso è in gloria mi diceva, padre, ma significa che il pane lo dobbiamo mettere nell'acqua? No, non significa questo. Se il pane è duro, forse sì, se hai problemi di... Vabbè, comunque, pane e acqua. Questa è una prima forma. Una seconda forma è quella, appunto, che fra i tre pasti se ne saltano due e si sceglie di farne uno. Però uno non luculliano, eh. Cioè, voglio dire, bisogna contenersi, che sai, capito? Che è come quello lì che non mangia carne il venerdì e si mangia l'aragosta. No, questo mi pare un po' troppo. Ecco, e sono esenti da questi due tipi di digiuno le persone che stanno con problemi di salute, soprattutto legate all'apparato gastrointestinale. Sono esente le persone più grandi, anziane, le persone anziane e i bambini sotto i 12 anni, mi pare o i 16 anni, adesso non mi ricordo bene. Però tutti possiamo fare dei fioretti e offrirli a Dio. Allora ritorniamo e concludo alla richiesta della festa del volto santo. Gesù si mostra alla beata con il volto grondante sangue e con grande tristezza. E attenzione qui, lei dice: vedi come soffro? Eppure sono compreso da pochissimi. E Gesù sempre si lamenta di questo, avete mai notato? C'è quasi una nota sempre di tristezza in Gesù. Cosa sulla quale dovremmo riflettere? Se voi notate, nelle apparizioni che Gesù fa a queste sante, Gesù si mostra grondante sangue o agonizzante nel Getsemani che chiede riparazione. È una cosa che a me veramente mi fa molto riflettere, moltissimo. Gesù mostra di non sentirsi amato, questo, dalle anime. Eppure da pochissimi sono compreso quante ingratitudini da parte di quelli che dicono di amarmi. Ho dato il mio cuore come oggetto sensibilissimo del mio grande amore per gli uomini e ora do il mio volto come oggetto sensibile del mio dolore per i peccati degli uomini. E qui la richiesta della festa. Voglio sia onorato il volto santo con una festa particolare il martedì che precede il mercoledì delle ceneri, cioè oggi. Che
festa preceduta da una novena in cui tutti i fedeli riparino unendosi alla partecipazione del mio dolore. C'è da dire che Sor Pierina è stata abbastanza fortunata perché ha incontrato sulla sua strada l'abate romano, il Debrando Gregori, che le ha creduto subito e veramente si è dato un grande fare per la diffusione della devozione. Madre Pierina, e concludiamo, muore il 26 luglio 1945, beatificata la domenica 30 maggio 2010, il miracolo che ha aperto alla religiosa le porte della beatificazione è stata la guarigione di un uomo morente colpito da aneurisma, completamente rimesso a distanza di un paio d'ore dall'invocazione che era stata fatta a Madre Pierina. Gli avevano messo addosso la medaglietta del volto santo e avevano invocato Madre Pierina, e quell'uomo è guarito inspiegabilmente, perché era ormai destinato alla morte. E volevo dirvi quest'ultima cosa, sì, tempo ancora, c'è qualche minuto. Madre Pierina ha scritto un diario. Noi abbiamo a disposizione, grazie all'impegno anche di Wojtyła, il diario di Santa Faustina Kowalska. Spero l'abbiate letto almeno una volta nella vita. È un capolavoro quel libro, non so se siete d'accordo, un diario meraviglioso, un'apertura, un respiro soprannaturale che veramente ti fa star persino bene quando leggi. Ecco. C'è anche questo diario di Madre Pierina che però, come altre fonti mistiche, rimane ancora, solo una sezione è stata prodotta per quanto io ne sappia. E da questo diario emergono tanti aspetti con il quale io vorrei concludere. Il più importante è quello della lotta contro Satana. Praticamente a partire dal 1938, quando Gesù e la Madonna domandano a Madre Pierina di farsi portavoce del messaggio, non avete idea di che cosa Satana. Guardate, Satana è capace, per permissione divina, lo vediamo col libro di Giobbe, di fare l'impensabile. Ricordate quando abbiamo fatto le catechesi su Padre Pio, raccontavamo che il demonio lo picchiava, lo gettava a terra, lo lasciava mezzo morto e non è riuscito a vincerlo. E allora ha cambiato strategia, gli metteva le persone contro, vi ricordate? Tanti figli spirituali della prima ora provavano fastidio per lui, sospettavano di lui, cominciavano a sentirlo come se era imperfetto. Era il diavolo, era il diavolo. Santa Faustina Kowalska, vi ricordate, coi superiori? La prendevano per mezza matta. È il diavolo che fa questo, perché cerca di impedire l'opera di Dio. Il diavolo non si accanisce contro l'opera degli uomini di chiesa, no. Il diavolo si accanisce contro l'opera di Dio, che uomini di chiesa sono chiamati a portare avanti. Non sento parlare mai del volto santo di Gesù. Guardate, il tema Gesù Cristo incredibilmente è scomparso oggi. Se voi guardate Querida Amazonia, è un documento metallico. Non c'è Gesù Cristo, ogni tanto compare, ma a mo' di farcitura. Non è Gesù Cristo il tema dominante. Io inizierò queste catechesi sull'Apocalisse, dove vedrete, sarà molto bello, Gesù Cristo al centro, il Kyrios, il Pantocrator di Monreale, no? Speriamo che non gli mettano la mascherina, che è il Cristo Pantocrator, te entri nel Duomo di Monreale, siccome arrivano tanti cinesi, giapponesi, lì, no? Coreani anche, Monreale è invasa dai cinesi. Vorrei che al Cristo Pantocrator li mettono, capito? Il Cristo al centro. Gesù Cristo al centro. Satana si accanisce con chi predica Gesù Cristo, non la difesa dell'ambiente, il nuovo ordine mondiale, l'ecologia. Satana attacca i preti, i sacerdoti, i pastori che vogliono la salvezza delle anime, che parlano del cielo, della grazia, del peccato e della vita eterna. Degli altri si prende gioco. Madre Pierina ha conosciuto, fioli cari, una lotta contro Satana incredibile. Ve lo dicevo, proprio anche vessazioni fisiche, di soffocamento, di stritolamento. Qualche volta l'hanno trovata sotto il letto, cose dell'altro mondo, mo c'è da dire. Il diavolo ha cercato di ucciderla. Lei lo diceva: io ti ucciderò, non devi riuscire a portare avanti. Purtroppo vediamo che in effetti ancora la festa non è stata istituita. E quella della Divina Misericordia è accaduto perché c'è stato Giovanni Paolo II e Padre Pio è stato beatificato prima e poi canonizzato perché c'è stato Giovanni Paolo II, altrimenti.
Padre Pio faceva la fine di Maria Valtorta e oggi ne staremmo a parlare come farebbero volentieri quelli della falsa chiesa dicendo che era. E ci sono uomini che nonostante sia stato canonizzato, io ho letto questo, prego per loro, che dicono che Padre Pio era un figlio del sud Italia che si è autosuggestionato. Il Satana promette a Madre Pierina di uccidere. Questo è un capitolo che sarebbe bello che si andassero a prendere, non so se, le fonti di nuovo della Beata e si approfondisse questo tema che altrimenti rimane. Guardate, vi leggo solo questo per esempio. Guardate qui, questa notte il nemico tentò di martoriarmi. Ma San Silvestro venne in mio aiuto e mi liberò, il famoso Papa San Silvestro. Come il padre mi aveva detto quando l'avessi visto di chiedere a lui quanto io gli avevo chiesto, glielo dissi: Santo Padre, siamo così cattivi, il Signore ci castigherà tanto? E San Silvestro mi rispose: Figlia, i peccati sono, siamo nel 43, e saranno troppi, troppi, sono troppi. Poi soggiunse: La misericordia del Signore è grande, ma riparazione. Riparazione e riparazione. È veramente un libro molto bello, un diario splendido. Guardate questo, 5 ottobre 44. Questa notte mentre pregavo in cappella mi si presentò Gesù sanguinante. Figlia diletta, sono troppi i peccati impuri che si commettono in questa città, ma le vere anime riparatrici sono poche. Anche qui come ieri sera con Sor Maria Madonna. Magdolna. Magdolna, ma non poteva non vedere la Madonna, noi siamo le donne, si ritorna il tema della riparazione. Oh Gesù, che cosa posso fare io debole e miserabile? E poi il 17 febbraio, concluso 45, dice: Il nemico di notte mi disturba, però sono calma e più forte. Gesù è forte in me. Ieri sera in cappella mi trovai nel Getsemani. E si svolse la scena del bacio di Giuda. Notate un'affinità incredibile con Maria Valtorta, con Luisa Piccarreta, con Faustina Kowalska. Sono tutte anime che, avendo una missione di questa portata qui, la maggior parte sono tutte donne, quasi tutte donne, onore alle donne, quindi Gesù si fida molto delle donne per queste missioni. È raro che scelga un uomo per queste missioni qui. È rarissimo. Rarissimo. Gesù sceglie quasi sempre delle donne, si fida delle donne, ne ha fatto esperienza da uomo. Perché i maschi durante la passione, Signore, io non ti lascerò, Signore. Vabbè. E chi è che invece non è andato via? Chi è che è rimasto fino in fondo? Chi è che l'ho accompagnato? Chi è che. Perché le chiamano pie donne, non erano pie, io nella Via Croce non dico mai la stessa stazione. Sesta, ottava stazione, l'incontro di Gesù con le pie donne. Dico sempre l'incontro di Gesù con le sue discepole, è più bello. Cioè le donne non erano pie donne, come dicono le guide turistiche, lasciamo stare in Terra Santa, pagate per questo. Ma che Gesù aveva bisogno delle commedianti? Erano le sue discepole, erano le sue apostole, da Maria Maddalena in poi, che mentre gli apostoli maschi se la sono data a gambe. E mi ricordo una volta ho tenuto questa conferenza qui, un maschilista di primo ordine mi disse: Padre, però era perché i maschi rischiavano la morte. Vabbè, forse è anche vero un po' questo, tutto sommato. Però Gesù ha scelto sempre queste donne e queste anime femminili, notatelo, sono tutte accomunate da una cosa: vivono la passione di Gesù. Mi è colpito sempre la chiamata di Luisa Piccarreta e basta, perché se non dico più niente, però poteva servire, spero, come meditazione per aprire la Quaresima. Com'è nata la vocazione di Luisa Piccarreta? Vi ricordate? Lei era ammalata di una malattia che poi la caratterizzerà per tutta la vita, lasciandola paralizzata a letto, Luisa. E un giorno che è in casa che prega, in una casa di campagna, sente del trambusto. Lei è sopra, nella sua stanza c'è un balconcino. Sente del trambusto, urla, grida di un corteo. Lì non passava quasi mai nessuno. La Luisa, giovane ancora, si insospettisce, si incuriosisce e allora, raccogliendo le forze, decide di vedere di che cosa si tratta. Apre le finestre, si affaccia e non le pare vero.
È Gesù che sta salendo il Calvario, cioè lei sta vedendo Gesù che porta la croce, spintonato da una parte all'altra da tutti preso in giro, da tutti attaccato, da tutti appunto spintonato. Lei rimane senza fiato e in quel momento Gesù si ferma, mentre porta la croce ed è spintonato, si ferma, alza lo sguardo e le dice: anima, aiutami. Solo queste parole. Anima, aiutami. E voi vedete, leggete Santa Faustina, non ha avuto le stigmate visibili, ma vi ricordate che scrive che spesso i venerdì, soprattutto di Quaresima, stava male, sentiva nel cuore il peso della passione. Anche Suor Madre Pierina, Suor Maria Magdolna, Natuzza, Maria Valtorta, Alessandrina d'Acosta, è un nugolo di anime per le quali noi dobbiamo essere grati al cielo. E se c'è un genio femminile nella Chiesa, mamma mia, stasera proprio le dico tutte, non è quello di chi deve salire all'altare. A me queste donne che salgono all'altare mi pare che sia veramente una sconcezza, ma non per le donne, ma per la sana tradizione cattolica, capito? Che se anche fosse vero che agli inizi della Chiesa così, poi però per una perenne ininterrotta tradizione ecclesiale, perché questi che si richiamano al Concilio Vaticano II, il Concilio al Concilio, poi gli citi il Concilio di Trento non vale. No, scusa, Il Concilio Vaticano II è il 21° concilio, casomai. La donna non è fatta per la visibilità ecclesiale. La Chiesa cattolica, quella vera, che oggi è con Benedetto XVI, non avrà mai le sacerdotesse, le diaconesse all'altare. Ah, già ci sono, ma la vera Chiesa non le avrà mai, perché la donna ha un genio, capite? Una posizione che starei per dire è meno visibile, ma è più profonda, come le radici di un albero. Un albero, proprio stamattina ho concluso. E secondo me Sant'Agostino, senza volerlo, dava merito al genio femminile perché parlava delle fondamenta, parlava dell'umiltà, Sant'Agostino. E Sant'Agostino diceva: non si può, un edificio quanto più deve essere alto, tanto più prima ha bisogno che vengano scavate le fondamenta. Voi pensate ai grattacieli di New York, noi vediamo questi grattacieli, questi sono i preti, per capire, i vescovi, i cardinali, il papa, la gerarchia. Ma questo palazzo si regge su ciò che sta giù nelle fondamenta, e le fondamenta sono più importanti di ciò che sta all'esterno, perché sono le fondamenta che reggono l'impianto del grattacielo. La donna è chiamata nella Chiesa a queste fondamenta, e Gesù lo fa capire perfettamente, perché affida queste missioni altrimenti inaffidabili. Ecco, bene carissimi, allora ho concluso, vi auguro di tenere sempre con voi dunque la medaglietta, avevo promesso di farla vedere la mia perché se no ci rimanete, vabbè la prossima volta no, che devo tirarle fuori un problema, vi prometto che ve la farò vedere. Intanto vi do la benedizione del Signore e vi aspetto questa notte alle 3:30 per la recita del Santo Rosario, i misteri dolorosi per impetrare. Per impetrare misericordia e offrire riparazione. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria a più tardi.